Ci sono novità su Aloy, iniziamo subito Massimo con, sì, la, infatti andiamo... con l'affare del giorno. Ci sono stati dei passi in avanti, Daniele? No, siamo sempre in fase di stall, in stand by, aspettiamo. Quindi aspettate, siete disposti ad aspettare, no, quanto tempo ancora? No, non è una questione di tempo, Massimo, è una questione di opportunità. Lui, il ragazzo vuole venire a Pescara, questa è una cosa acclarata. Stiamo aspettando l'Avellino che risolve il problema con il ragazzo, quindi non dipende da noi. Oggi no, se dipendesse da noi sarebbe qua il ragazzo. Io non parlo mai di ultimatum per nessuna cosa, ci sono quelli che vogliono venire qua, che è la cosa più importante in assoluto, è uno di quelli, è lui, ma naturalmente non è che possiamo aspettare all'infinito. Ecco. Mercoledì arriverà Kraja, no? Dall'Atalanta, però sì, potrebbe anche accettare il trasferimento, abbiamo saputo oggi da Pippo Antonelli, sia Tunis. L'una trattativa non esclude l'altra. No, assolutamente. Una trattativa non esclude l'altra, perché noi potremmo prendere due centrocampisti a aspettare, potremmo prenderne tre, addirittura in questa settimana non è detto, cioè il mercato è in evoluzione. Quindi Daniele, potrebbero arrivare Kraja, Aloy e sia Tunis, tutti e tre? Potrebbe succedere. Ah. Potrebbe succedere anche questo, come potrebbe succedere che arrivano Kraja, Aloy e Guion, come potrebbe succedere che arrivano sia Tunis, Kraja, Guion. Ah, cioè, ok, tutti e quattro tutto, no, cioè, però, tre su quattro, certo, diciamo, giusto? No, quattro no. Beh, tre su quattro. Su Guion non ci sono sviluppi, bisogna aspettare ancora. No, non ci sono sviluppi, sì, bisogna aspettare, ma anche perché il mercato è talmente in evoluzione che sicuramente noi siamo alla finestra, cerchiamo di fare le cose in maniera serena e tranquilla, cercando di mettere a posto il centrocampo in maniera importante. Prenderemo anche un altro difensore centrale. Ah, ecco, ecco. Che può essere Coccolo o un altro? Può essere un altro anche. Senti, in grosso sembrava vicino all'Avellino, è così? È cambiato qualcosa? Ma allora, devo dire la verità, l'Avellino ci ha chiesto espressamente in grosso, ora che Gianmarco possa decidere di andare a Avellino al di là di Aloy, questo è un altro discorso. Tenkorang potrebbe arrivare? È un'idea che già si era prospettata. Lo dico, c'è l'apertura da parte della Cremonese, perché fino a un paio di settimane fa... In questo momento la Cremonese sta valutando il giocatore. Daniele, ma Maiorino la trattativa è finita? No, assolutamente. Il Pescara può aspettare Maiorino, non è un problema. Se Maiorino aspetta Pescara, vuol dire che evidentemente c'è la volontà da parte del giocatore di venire qua a Pescara.